Alla vigilia dell'incontro di ieri pomeriggio nel Castello Normanno erano già 30 le famiglie di Salemi che avevano dato la propria disponibilità ad accogliere bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina da soli o con le loro mamme. Al termine dell'incontro con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti, le famiglie erano già divenute una sessantina. L'amministrazione comunale ha attivato una rete a partire dal gruppo volontario di solidarietà, associazione accreditata presso la Commissione per le adozioni internazionali, CAI, che vedrà impegnate anche altre associazioni di volontariato e del terzo settore. Il sindaco Venuti e l'assessore ai servizi sociali, Rina Gandolfo, hanno spiegato che non si tratta di adozione né di affidamenti in senso strettamente tecnico-giuridico, ma di un'accoglienza temporanea. Tuttavia, poiché si tratta di minori e di profughi, quindi soggetti fragili, tutte le attività si svolgeranno in collegamento con soggetti istituzionali. Quindi porte aperte a Salemi e ai profughi ucraini nell'alveo di una pianificazione istituzionale. Il sindaco Domenico Venuti. Ma davvero una risposta incredibile per certi versi, ma io avevo molta fiducia nel fatto che i salemitani, e devo dire non solo, con grande sorpresa hanno risposto a questo appello e a questa mobilitazione che un po' stiamo cercando di portare avanti, ancora in attesa di capire come avverrà e con che modalità avverranno eventualmente questi affidamenti. Sicuramente ci muoveremo in un alveo istituzionale, ma il fatto che ci sia stata un'adesione così già spontanea di quelle 30 famiglie, che quasi sta raddoppiando in questo momento di raccolta di ulteriori moduli, con una presenza anche del territorio circostante, la dice lunga sul livello di nobiltà d'animo e di slancio che c'è in questo momento e che mi auguro possa essere mantenuta. Seguiremo ovviamente la vicenda e daremo tutte le informazioni necessarie, ma è davvero un bel momento tra tanta disperazione, può essere considerato un raggio di sole sul quale bisogna investire ancora di più.